Ritornano in giunta ad Enna Giovanni Contino e Rosalinda Campanile dopo le dimissioni dello scorso mese di ottobre. Sono stati rinominati ieri dal sindaco Maurizio Di Pietro. La soluzione della crisi è un vero e proprio spaccato della peggiore forma di commedia dell'arte, improvvisazione e comicità. Questo è il commento del consigliere comunale di opposizione Dario Cardaci. Verrebbe da esordire con un abbiamo scherzato, se non fosse che in ballo c'è il bene della città, l'attenzione al cittadino, la credibilità della politica. Le parole invece del segretario comunale del PD Francesco Rampelli. Esercizio dell'acquedotto Ancipa interrotto per consentire un intervento urgente di riparazione lungo la condotta. Per tale ragione Acqua Enna ha comunicato che dalle ore 8 di oggi e per le successive 48 ore sarà sospesa l'erogazione idrica nei comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano, Enna, Nissoria, Piazza Armerina e Val Guarnera. La CISL FP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna esprime apprezzamento per la trasformazione dei contratti di lavoro di 25 dipendenti precari del comune di Val Guarnera. A partire dal 1 gennaio passeranno a 36 ore settimanali e a tempo indeterminato. Stabilizzazione dei 10 precari del consorzio endoautodromo di Pergusa. Alla regione le variazioni di bilancio non sono state definite e la seduta del 29 dicembre è saltata con nulla di fatto. Del provvedimento i 70 parlamentari regionali ne riparleranno a gennaio, alla ripresa dei lavori d'aula all'ARS. A darne notizia l'onorevole Luisa Lantieri. Dopo un sopralluogo effettuato all'ospedale Umberto I di Enna, il consigliere comunale di opposizione Marco Greco ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente in merito all'emergenza sanitaria Covid. La situazione sanitaria rischia davvero il collasso, ha comunicato il consigliere comunale, ho trovato un quadro veramente preoccupante. ASP di Enna ha conferiti gli incarichi di direttore del distretto sanitario di Agira al dottore Giuseppe Bonanno e di direttore UOC dipendenze patologiche alla dottoressa Carmela Murè. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento di carta e cartone. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta della carta, nel pomeriggio la raccolta di umido, plastica e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.